Se hai problemi di basso testosterone, se segui l'esercizio, il primo esercizio in stile piramidale, insieme alle serie di riscaldamento fatte bene, può aiutarti ad alzare il livello del tuo testosterone. Ben ritrovati a un nuovo allenamento, siamo nella tredicesima settimana, sono le ultime 3 settimane di duro allenamento per aumentare la nostra massa muscolare su 16 totali. Da questo allenamento in poi dovrai riuscire e cercare di spingere al tuo massimo, perché dopodiché questi allenamenti, queste 16 settimane non verranno più utilizzate per questo anno, dunque si passerà ai nuovi allenamenti. Nel primo esercizio utilizziamo un stile piramidale, 3 serie, 8, 6, 5. A ogni serie si va a incrementare il carico. Se riesci a fare la prima serie 11 ripetizioni. Dunque io l'ho fatto, vado a incrementare leggermente il carico e aggiungo altre cose dopo la seconda serie, se no altrimenti mi riposo troppo. Quando lavoriamo un esercizio in stile piramidale, cioè andiamo a incrementare il carico quasi a ogni serie, si va a lavorare maggiormente per la forza, automaticamente si va a stimolare il principale ormone di cui abbiamo bisogno sia nella vita. Ok? Sia durante quando ci occorrono ad aumentare la massa muscolare. Dunque l'ormone testosterone è il principale ormone anabolico di cui dovresti concentrarti abbastanza per ottenerlo, in confronto con quando troviamo l'opposto del testosterone, che è il cortisolo, cioè quello che viene stimolato quando siamo nervosi, quando ci eccitiamo, quando siamo troppo arrabbiati, eccetera. Dunque dobbiamo stare sempre più calmo. Allora, testosterone va a incrementarsi quando andiamo a fare stile piramidale, però ovviamente adesso non è che dobbiamo riuscire a caricare il peso, più peso possibile, senza una giusta esecuzione. 2 secondi discesa, 2 secondi salita. Ok, allora se tu esegui al meglio questa, ti concentri bene, non stimoli la tua produzione del testosterone e in più eviti di non andare a infortunare le tue spalle, perché è un esercizio molto pericoloso e anche non è su una scala da 1 a 10, non è tanto efficiente come quando si va a utilizzare i manubri. Puoi classificarlo come 5-6 per alcuni fattori di biomeccanica, però parliamo in un altro video. O utilizzare la panca leggermente declinata perché ha un maggior coinvolgimento anche del pectoral. Oggi faremo 3 gruppi muscolari. Diamo inizio con il pettorale: pettorale pesante, spalle leggero e tricipiti pesante. 10, siamo più o meno abbastanza serie. Per questo gruppo muscolare, per i pettorali, siamo intorno a 6 esercizi, dunque abbiamo un po' da pompare. Passiamo alla terza serie. No cedimento nella maggior parte delle serie, siamo intorno a 10 serie per questo gruppo muscolare, sia il gran pettorale che il piccolo pettorale. Allora non sono andato al cedimento, come hai visto mi sono fermato, preferisco di fermarmi un paio di ripetizioni prima per evitare anche di andare al sovraffollamento, perché se lo sai, cedere
ci alleniamo in questa fase 4, ci alleniamo 5 volte a settimana, andiamo a utilizzare un metodo diverso delle altre fasi. Ok, non mi spiego più, facciamo più volume, utilizziamo maggiormente bilancieri e anche qualche esercizio di allungamento in questo allenamento. E al secondo allenamento per questo gruppo muscolare, che sarà prima della fine settimana, si va a fare meno serie, si va al cedimento, però andiamo a utilizzare le super serie. Oggi per il pettorale niente super serie, solo più volume. E in più, a proposito di testosterone, dicevo che prima di eseguire questo esercizio in stile piramidale, devi fare assolutamente le serie di riscaldamento, perché è un accumulo insieme alle serie piramidali per incrementare il tuo testosterone. Studi, moltissimi studi parlano di queste serie di riscaldamento come sono una mano dal cielo che ti aiuteranno ad aumentare i tuoi livelli di testosterone. Ovviamente, facendolo in questo modo, concentrazione, devi scendere un po' più piano, riscaldarti, utilizzare poco peso, 15-20 ripetizioni, però l'importante è di non andare a aggredire troppo il muscolo, anche il sistema nervoso. Quindi devi fare serie di riscaldamento, ok? Questo, le serie di scaldamento più le serie piramidali durante il primo esercizio, ti garantisco che sentirai la differenza. Ottimo, ho già il pettorale, anche se non ho fatto basse ripetizioni, abbastanza pompato. Si passa al secondo esercizio, andiamo a lavorare la panca inclinata, utilizziamo i manubri stavolta perché ho già faticato i pettorali. Se hai possibilità di avere dei manubri pesanti, ti consiglio di utilizzarli al posto del bilanciere, per un semplice motivo: è un fattore biomeccanico, il deficit bilaterale. Una mano lavora, è più forte, è un muscolo, le fibre muscolari si reclutano al meglio quando lavorano indipendentemente dall'altro braccio, invece che stare le mani ferme. E in più, le tue mani non si chiudono come dovrebbero chiudersi verso l'interno del pettorale, dove hanno l'origine, e stanno sempre al di fuori, hanno un raggio, un range di movimento minore in confronto a quando utilizzi i manubri. Dunque, i manubri sono sempre migliori in confronto con i bilancieri. Distensioni con i manubri su panca inclinata, leggermente inclinata, due serie soltanto, 6-8 ripetizioni. Vado a incrementare il carico. 2 minuti di pausa sono anche troppi, dunque stai sotto i 2 minuti. Ok. Direi super ottimo. Ricordati sempre la cartella, annotati sempre i pesi, le ripetizioni, come li hai fatti. Seconda settimana della fase 2, non aspettarti di spingere
e riuscire a spingere al massimo, non deluderti, così che funziona, è il sistema nervoso che ti fa brutti scherzi e non puoi spingere sempre al massimo. Due passi in avanti, uno all'indietro, due passi. Quello che abbiamo fatto durante queste 16 settimane, durante queste quattro fasi, 3 settimane di bombardamento, prima settimana più leggera, seconda settimana cominci già a abituarti, terza e quarta settimana ti garantisco che spingerai, darai il tuo massimo, quello che faremo in questa ultima fase. Ottimo, passo già subito al terzo esercizio. Aperture con i manubri su panca piana, ci concentriamo maggiormente sull'allungamento del nostro pettorale. Se nel primo esercizio hai visto che ti ho spiegato che abbiamo utilizzato le serie di riscaldamento, con il secondo può essere un'opzione. Nel terzo esercizio, cioè in questo, ti consiglio assolutamente di fare una barra due serie di riscaldamento e concentrati di far partire il movimento dal punto da invertire dalla negativa verso positiva. Concentrati di farlo partire il movimento dall'interno dei tuoi pettorali e non dalle spalle come fanno tutti, per quello dicono che è un esercizio pericoloso perché rovinano le tue spalle. Ovvio, perché non sai concentrarti, concentrazione, mente, muscolo, questo deve essere. E ovviamente con i crocci, con le aperture, non è possibile utilizzare moltissimo peso perché non è un esercizio multiarticolare, è un esercizio diverso che deve essere eseguito in tal modo. Due serie, ho fatto abbastanza ripetizioni, mai al cedimento, incremento leggermente il carico, magari faccio movimenti un po', magari sto attento di controllarli bene nella fase negativa, stai anche su 3 secondi è meglio. Direi che è super ottimo esercizio di allungamento per i nostri pettorali. Dunque, concentrazione massima ci vuole. Ah.
Deep sale parallelo, una serie soltanto 8-10 ripetizioni, movimento controllato, stai attento nella fase di discesa, concentrati il mento quando fai questo esercizio perché stiamo lavorando per i pettorali, maggior focus per i pettorali, gomiti leggermente larghi o anche più larghi possibile, dipende in base alle tue spalle, quando ti fa, se hai problemi alle spalle. E in più un consiglio molto utile per sfruttare meglio questo esercizio per i pettorali: il mento va appoggiato in mezzo ai tuoi pettorali, ok? Devi schiacciarlo come se dovessi prendere una cosa con la lingua e rimane lì incollato finché finisce l'esercizio, ok? Ottimo. Andiamo a fare anche un po' di cavi, così facciamo affluire un po' di sangue. Con questo esercizio, con questo movimento, ci interessa tenere a chiudere all'interno del nostro muscolo, all'interno delle fibre muscolari del gran pettorale, il sangue, così una volta che fuoriesce avvengono delle reazioni chimiche uniche che non puoi ottenere da altri esercizi, perché qui affluisce il sangue, come si dice in Veneto, a manetta. Questo era tutto per il gruppo dei pettorali. Mi sento di aver ottenuto un bel pompaggio. Non voglio spogliarmi perché è abbastanza freddo in questo tempo e non voglio rischiare a ammalarmi, però basta che metto le mani e si sente un bel pompaggio, quindi ti consiglio assolutamente di e seguire questa scheda di allenamento se vuoi farla nella tua home gym oppure anche in una palestra commerciale dove hai più possibilità di non di aggiungere esercizi, ma nella palestra hai possibilità di doppi cavi e anche alcuni esercizi, piccole modifiche puoi sempre fare, basta che mi chiedi giù nei commenti. Se sei nuovo ti suggerisco di iscriverti al canale perché otterrai solo tantissime nuove informazioni oppure consiglio e informazioni che non hai mai sentito da nessuna parte e ti consiglio assolutamente di iniziare queste 16 settimane con la prima fase, è tutto descritto lì, troverai tantissime informazioni mano a mano, seconda, terza e questa quarta settimana. Passiamo al secondo gruppo muscolare, le nostre spalle. Cominciamo l'allenamento
per il gruppo dei deltoidi, allenamento leggero, andiamo a cedimento in tutte le serie, se sei abbastanza preparato, facciamo meno serie, in conto con allenamento pesante, primo esercizio, distensioni con le mani sopra la testa, andiamo a fare un arco di movimento maggiore perché in questo allenamento leggero andiamo ad aggiungere alcuni esercizi anche per il capo frontale e anche per quello posteriore. In più, come ho detto, andiamo a cedimento e un'altra cosa molto importante, faremo le super serie. Prima super serie 6-9 ripetizioni nel primo esercizio. Subito fai le alzate laterali con i manubri. Altrettante ripetizioni. Seconda super serie, penso di aver utilizzato troppo peso nel secondo movimento, fa leggermente male la spalla sinistra. Ottimo. Come ho detto prima, questa seconda settimana non aspettarti di riuscire a spingere e dare il tuo massimo, ti garantisco che la terza e quarta settimana spingerai al tuo massimo potenziale. Alzate frontali con i manubri, meglio in confronto piuttosto che utilizzare il bilanciere perché appunto hai le mani ferme su di esso. Dunque, manubri sempre come ho ribadito, precedenza sempre ai manubri. Chiuso anche il gruppo delle nostre spalle, deltoidi. Comunque, anche se probabilmente è stato così così, sento di aver ottenuto un buon pompaggio. Passiamo adesso al terzo gruppo muscolare e ultimo, andiamo a fare i tricipiti che hanno già ricevuto un preriscaldamento sia durante l'allenamento per il pettorale che anche dalle spalle con le distensioni sotto la testa. I gruppi muscolari in tutti questi allenamenti su questo canale Efficienza dello Sforzo sono suddivisi con testa e efficienza, appunto per rendere gli allenamenti al meglio.
Però le serie di ripetizioni magari si le puoi adattare in base alle tue esigenze. Tricipiti, allenamento leggero anche per loro, poche serie, andiamo preferibilmente sempre al cedimento in tutte le serie. E in più aggiungiamo anche le super serie. Primo esercizio, estensione su panca leggermente declinata con i manubri, maggior coinvolgimento di tutti i tre capi che costituiscono il gruppo del nostro tricipite. Ok, ci prepariamo già subito perché facciamo una serie soltanto durante il primo movimento. Ci prepariamo già i manubri per fare la super serie. Rimani qui. Stai attento e guarda in cosa consiste, così impari e al tuo prossimo allenamento già puoi provarla. In cosa consiste la prima super serie? E segui come primo esercizio lo stesso che avete usato nella prima serie e subito vai a fare l'esercizio preferito da Jay Cutler, il grandissimo bodybuilder. Ok, le spinte in basso con la barra dritta, 6-9 ripetizioni in entrambi gli esercizi. Ho già il tricipite, ha ottenuto un bel pompaggio, quindi meglio di così non si può. Proseguiamo. Ooh.
Era ultima super serie e ultimo esercizio per l'allenamento di oggi. Siamo nella 14ª settimana. Ottimo, è il primo allenamento della settimana. Seconda super serie include le spinte in basso con la corda, contrazione nel punto basso, contrae bene i tricipiti, seguiti subito per le flessioni tra le panchette, sempre per i tricipiti, sempre 6-9 ripetizioni, una serie soltanto per ciascun movimento. Bene, questo era tutto per questo allenamento, primo allenamento della settimana. Ricordo, sono 5 allenamenti settimanali. Il prossimo allenamento che andrà a lavorare gli stessi muscoli che abbiamo allenato oggi andranno a essere invertiti, cioè petto andrà con un allenamento leggero e altri si cambiano vettori di pesante, tricipiti pesanti. Ottimo, sento di aver dato abbastanza bene, mi aspetto di meglio dalla terza e quarta settimana. Mi rimane soltanto di dirti alla prossima e ricordati di mettere mi piace, un commento se hai bisogno di ulteriori chiarimenti e noi ci vediamo.